Poi c'ho Zangrillo, eh? Zangrillaide, vediamo. Era questo subito. Subito. Lo abbiamo conosciuto così, mentre salvava Silvio Berlusconi con un bicchiere d'acqua. Tanto facile è stato per Alberto Zangrillo curare per 30 anni il cavaliere. Se proprio dovessi dirlo, io dal punto di vista medico gli direi: ma statene a casa che non vale la pena. Il mio compito sarà quello di prepararlo per la volata finale in modo che lui vinca come è abituato a fare. Ma Zangrillo non è solo il medico di Berlusconi. Nato a Genova, a Milano ci va per studiare medicina. Giramondo. Presta servizio in alcuni dei centri medici più importanti d'Europa, viaggi circolari che lo riportano all'origine, cioè al San Raffaele di Milano, uno dei luoghi simbolo della pandemia. Nel mondo scientifico è tra i primi medici per pubblicazioni internazionali, chi dice 500, chi dice 800, fa collezioni di premi, è un riferimento nell'ambito dell'anestesia e della terapia intensiva. Sempre lontano dalla politica, nonostante glielo chiedesse Silvio Berlusconi in persona, ha però il fratello Paolo che veste la maglia di Forza Italia alla Camera. Sbatte la porta e se ne va quando Fontana e Gallera gli parlano del nuovo e costoso ospedale alla Fiera di Milano, perché già sapeva che sarebbe stato pronto quando le terapie intensive si sarebbero svuotate. La terapia intensiva è il suo osservatorio. Da qui, mentre avevamo ancora nella mente i cadaveri di Bergamo, la controversa voglia di Milano di non fermarsi e dell'Italia di riaprire, è arrivata a sorpresa la sua sentenza. Allora, oggi è il 31 di maggio e il virus praticamente dal punto di vista clinico non esiste più. Allora, professor Zangrillo, lei come fa?